A Cibus, la grande fiera del mondo del food, prodotti della tradizione ma prodotti innovativi come i cappellacci di rana. A proporli è Fish and Frog, Ilaria Ravaioli, che di questi tipi di prodotti legati alle rane se ne intende. Perché? Questi sono cappellacci, ma tante altre proposte le vostre. Sì, noi nasciamo come unica e prima azienda autorizzata alla macellazione di rane in Italia. Sono oltre 30 anni che facciamo questo lavoro e quindi è un lavoro di tradizione. Una tradizione che parte dalle campagne di tutta Italia dove in un periodo post-guerra di povertà la rana era un alimento povero e che pian piano è diventato un alimento gourmet fino ad arrivare ai maggiori chef stellati. Considerato che cambia la cucina, cambiano gli alimenti e quindi cambia anche il modo in cui le persone si approcciano alla cucina, abbiamo scelto quest'anno di lanciare a Cibus questa novità che sono i cappellacci al ripieno di rana. Ci rendiamo conto che non tutte le famiglie hanno la possibilità la sera di mettersi a prepararsi un ripieno da solo e quindi andiamo incontro a questa esigenza creando questa nicchia, questo prodotto particolare che è appunto un cappellaccio di rana in collaborazione con un'altra azienda del nostro territorio che ci fornisce una sfoglia tirata a mano e un cappellaccio lavorato interamente a mano. Ma Fish and Frog non è solo cappellaccio, perché è tutto quanto ruota intorno al mondo della rana. Esatto, noi partiamo dalla rana viva per poi arrivare alla coscia di rana, alla rana intera, lo spiedino di rana e la polpa di rana. Speriamo in un futuro molto prossimo di riuscire ad arrivare a un ragù di rana, a un risotto pronto di rana, a una bruschetta di rana e a tutto quello che fondamentalmente ancora non conosciamo. E per chi non le conosce questi prodotti non sa cosa si perde. Io a Cibus ho elaborato una tecnica, prima faccio assaggiare e poi gli dico che cosa stanno mangiando, perché purtroppo la rana non si sa perché, ma le persone sono restie a mangiarla e quindi prima gliela faccio assaggiare e quando mi hanno detto che gli è piaciuta molto gli racconto che cos'era e c'è una piacevole sorpresa nel pubblico perché non si aspettavano che una cosa che non avrebbero mai mangiato in realtà sia buona. Tra l'altro la carne di rana è magrissima, quindi adatta anche per chi segue diete ipocaloriche. È una carne che va bene per gli sportivi, è una carne che va bene per i bambini perché è molto molto magra e ricca di proteine.